Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questo nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia. In diretta con voi Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Ciao Salutiamo la regia centrale del Treviso, Rosario Moreno. Ciao Rosario. Rosario. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Ugo da Modena e lo ringraziamo per la sua assistenza alla regia. Ciao Ugo, sappiamo Ciao Ugo. che non puoi risponderci, ma lo consideriamo fatto. E salutiamo anche Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti, grazie per l'editorialista che è il termine corretto. Prima di giornalista sono editore direttore editoriale di Pianeta Oggi TV. Grazie per la precisazione. Di nulla Massimo, figurati, e diamo il benvenuto all'ospite di questa sera, il professor Enzo Guidotto. Professore in linea? Buonasera, Sì, sono qua. Buonasera. benvenuto. Buonasera, professore. Buonasera. Ricordiamo che il professor Enzo Guidotto è il presidente nonché fondatore dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso inteso come problema nazionale e assieme a lui questa sera parleremo di mafia e finanza. Magari ecco, il professore ci porterà degli esempi che riguardano il Veneto, ma non perché si voglia circoscrivere l'argomento alla sola realtà veneta, ma perché ovviamente la mafia non può essere più intesa come un fenomeno relegato al meridione d'Italia o ad alcune regioni, ma come avremo modo di scoprire col professor Guidotto, è oramai giunta anche nel Triveneto e nella sua influenza pesantemente la sua finanza, la sua economia. Ma passiamo subito la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti e le ultime notizie, di seguito a Rosario per i saluti al network. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 22.03 prendo la linea da Radio Favaro Veneto del circuito Radio Sirius, Pianeta Oggi TV. Dunque, le notizie, diciamo, di rilievo. Ci sono anche degli aggiornamenti rispetto alle 18.30. Dunque, Londra, il Ministero dell'Istruzione britannico ha modificato i codici che in alcune scuole del Regno Unito classificavano linguisticamente gli studenti italiani in italo-napoletani o italo-siciliani. Lo ha annunciato il governo di Londra in una nota diffusa dall'ambasciata britannica a Roma. Da oggi, si precisa nella nota, tutti gli allievi di madrelingua italiana saranno classificati sotto un unico codice. Uno storico errore amministrativo di cui la Gran Bretagna si rammarica. Veniamo all'Italia. Le mafie sparano meno ma corrompono di più. È la corruzione l'arma privilegiata della 'ndrangheta e delle nuove mafie. Quindi combattere la corruzione significa combattere anche la criminalità organizzata. Così il presidente della Commissione Antimafia, Bindi, a margine di un convegno in Calabria. Prosegue, dice, anche se la guerra non è vinta, il nemico è stato ridimensionato, ha aggiunto. L'Italia si è attrezzata con una legislazione rigorosa. L'Europa meno di noi e per questo le mafie migrano. Occorrono strumenti globali per batterle. Dunque, poi questa notizia, magari, ecco, poi in studio avrete modo anche di approfondirla. Dunque, diamo uno sguardo rapidamente al taglio primo della nostra homepage Pianeta Oggi TV. Dunque, in primissimo piano, condanna a morte per Di Matteo, quel silenzio istituzionale colpevole di Lorenzo Baldo. Poi a seguire la casa edice un comunicato informativo, la casa editrice che si chiama El Square di Venezia informa che c'è stata ieri sera praticamente la presentazione di un libro molto importante in occasione dei 100 anni di Porto Marghera, dal titolo, dicevo, La fiaba di una città industriale di Italo Sbrogio. Italo Sbrogio l'abbiamo intervistato diverse volte, un ex sindacalista che ha, come dire, a suo tempo buttato il sangue nelle strade per la difesa dei diritti dei lavoratori, molto spesso attaccato ingiustamente ed è uscito sempre a testa alta. Dunque, ricordo il libro La fiaba di una città industriale di Italo Sbrogio, presentato ieri sera a Marghera Città.
nella sala del municipio. È tutto alle 22.06. Io restituisco la linea ad Antonella, la linea alla regia centrale di Treviso, a Rosario. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi auguro un buon proseguimento di programma. Buon lavoro a te, Rosario. Ciao Antonella e ciao Ugo. Un saluto agli ascoltatori e anche un saluto al vostro ospite, che so avete un ospite molto importante questa sera. Grazie. Rosario. Bene, grazie Massimo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera all'ospite. E Massimo, ok, bene, bella questa cosa che hai detto nelle scuole britanniche, se sei un italo italiano o sei un italo napoletano, un italo siciliano, va bene. Allora, cari amici, ogni giorno ce n'è una di nuova. Ormai ci prendono a pesci in faccia tranquillamente. Bene, cari amici, ricordo a tutti quanti che stiamo andando, come sempre, con tutte le nostre dirette a reti unificate, come mi piace dire, e quindi sulle nostre 7 web radio, cominciando a questa volta comincia con Radio Saiuz, passando per Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana e Modena Noi Radio, ultima associata al network. Vi ricordo comunque che andiamo anche sul nostro canale YouTube con la web TV, perché Radio Saiuz Network è anche una TV, e sul canale sul sito radiosaiuz.it. Potete usare la nostra bellissima chat, perché è una chat che è collegata con tutti i siti del network, quindi da qualsiasi sito vi troviate delle web radio del network scrivete tranquillamente, perché vi leggiamo, vi teniamo d'occhio. Con questo è tutto, Antonella, ti passo la linea, così iniziamo subito, entriamo nel vivo della trasmissione. Perfetto, grazie Rosario, e vi diamo il benvenuto al nostro ospite, il professor Renzo Guidotto, come vi annunciavo in apertura di programma, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale. Buonasera professore, grazie per essere qui con noi questa sera, vista anche la tarda ora. Sì, è uno sforzo, ma insomma, credo che l'argomento meriti. Non è mai troppo tardi. Assolutamente, assolutamente, siamo d'accordo con lei. Allora professore, con lei questa sera vogliamo tentare di cominciare a stendere le basi per affrontare un argomento che ormai è diventato all'ordine del giorno, vale a dire la commistione, la correlazione tra mafia e finanza, cioè quanto la mafia ormai influenza la vita finanziaria ed economica del nostro paese. Tanto per cominciare, ecco, le chiedo subito, giusto per mettere le cose in chiaro, che legame esiste oggi tra la mafia, la finanza e l'economia? La finanza è già l'attenzione per il settore finanziario sia dei nostri giorni e degli ultimissimi anni. In realtà non è così, perché esistono dei dati ufficiali che risalgono quantomeno al 1993. La Commissione parlamentare antimafia all'epoca rilevò che, in base ai dati forniti dalla Guardia di Finanza, solo l'11% dei flussi finanziari, delle entrate delle varie mafie, solo l'11% era diretto alle attività commerciali, il 17% al comparto immobiliare, il 60% alle operazioni di carattere finanziario. Quindi, essendoci una prevalenza in questo settore, non era più il caso di parlare di mafia prevalentemente imprenditrice, ma di mafia finanziaria a tutti gli effetti. Ed è chiaro quindi che poi questi finanziamenti che la mafia, dei quali dispone la mafia, possono essere diretti a tutti i settori
dell'economia e spesso anche attraverso la corruzione. Bonella parlava appunto della corruzione, ha detto che una fonte autorevolissima del mondo dell'antimafia ha rilevato che combattendo la corruzione automaticamente si combatte la mafia. Nemmeno questa è una grande novità, perché nel 90, nel maggio del 90, qua a Castelfranco, dove abito da 50 anni, ecco, l'ho preciso perché dall'accento qualcuno potrebbe pensare che parlo da Palermo, no, parlo da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. Allora, a Borsellino fece una conferenza al mio fianco sul tema mafia e giustizia. Erano i giorni in cui si parlava della vicenda Meli, il capo dell'ufficio istruzione che aveva esautorato Giovanni Falcone, insomma, quel periodo molto interessante. Ecco, nel 90 una ragazza durante il dibattito chiese a Borsellino di cosa dobbiamo preoccuparci noi oggi qui al nord, e lui rispose subito della corruzione. In che senso? Nel senso, ha detto, che se c'è un imprenditore mafioso o un suo prestanome che intende fare affari fuori dalla zona d'origine e quindi va in cerca di affari ma anche di appalti, non può che rivolgersi per avere una mano d'aiuto a un politico o a un amministratore corrotto, perché sa che ha già manifestato una certa inclinazione. I fatti gli hanno dato ragione, non soltanto a livello, diciamo, nazionale, ma anche a livello internazionale. Lei ha precisato osservatorio sul fenomeno mafioso come problema nazionale, sì, quantomeno come problema nazionale, però c'è anche una certa attenzione all'aspetto internazionale e alla dimensione transnazionale, perché oggi le mafie italiane e straniere sono presenti in tutti i paesi di tutti i continenti e sono capaci di svolgere azioni sinergiche. Ecco, tanto per fare un esempio molto significativo, che è passato un po' alla garibaldina sulla cosiddetta grande stampa nazionale, è questo: nel 2010 il presidente degli Stati Uniti e il Congresso americano hanno varato dei documenti, dei provvedimenti, sottolineando che il nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti era costituito da un gruppo di organizzazioni mafiose: la mafia messicana, la mafia giapponese e la camorra italiana. Ecco, Congresso e Obama non hanno detto le mafie italiane, hanno detto la camorra napoletana. E se si riflette su questo, insomma, c'è da dire come mai nello stesso periodo c'era nel governo il sottosegretario Nicola Cosentino, che rimaneva al suo posto, o meglio in un posto sbagliato, diciamo, no, rimaneva sottosegretario. Per le polemiche dell'opposizione si è dimesso, ma è rimasto parlamentare ed è finito in galera per il semplice fatto che le Camere si sono sciolte in anticipo, altrimenti sarebbe rimasto là per tanto tempo. Ecco, ecco, questo è il discorso della corruzione e della camorra, ma non è solo la camorra che corrompe. Le cronache dei giornali sono piene di queste cose. Il fatto è però che nelle aree, nelle zone, nelle regioni un tempo estranee al fenomeno, e tante si preoccupano di osservare soltanto le attività svolte dalle varie organizzazioni mafiose o gruppi di mafiosi o soggetti collegati a mafiosi. Quando uso la parola mafia o mafioso mi riferisco anche ai camorristi, agli appartenenti all'andrangheta, perché per mafia ormai si intende il complesso delle organizzazioni che si comportano secondo il modello operativo
che è tipico di Cosa Nostra, che ecco, questo è il nome della mafia siciliana. Ecco, allora cosa bisogna fare? Non basta osservare quello che fanno le mafie, cioè organizzano le varie forme di economia mafiosa, acquisizione, riciclaggio e investimento nell'economia legale di capitale di origine illecita, anche nel settore finanziario. Poi, per farla franca, per avere appoggi, tendono a collegarsi ai pubblici poteri attraverso la corruzione delle forze dell'ordine, dei magistrati, attraverso la corruzione dei politici, portando voti in cambio di coperture, di appoggi, di aiuti, ottenere appalti, farla franca in certe operazioni, farla franca quando si svolgono determinate operazioni, magari dirette da qualche funzionario di polizia che è sensibile alle sollecitazioni dei politici, dei sottosegretari. Cosentino faceva queste cose, quindi non c'è da meravigliarsi. Poi questi questori diventano prefetti, i funzionari diventano questori, eccetera. Terzo elemento del fenomeno mafioso è la violenza mafiosa, che per ora non si manifesta per un semplice motivo: dal 92-93 tutte le mafie hanno capito che la violenza mafiosa ai danni dei rappresentanti dello Stato è controproducente, si risolve in un boomerang, per cui la grande piovra ha deciso di mettere a riposo i tentacoli della violenza mafiosa per fare lavorare di più e meglio gli altri due tentacoli, quelli dell'economia mafiosa e del collegamento con i pubblici poteri. Tant'è che i vuoti creati dalla crisi di Cosa Nostra sono stati riempiti da Camorra e 'Ndrangheta, e queste due organizzazioni, sapendo di essere sotto i riflettori delle forze dell'ordine, della magistratura, dei media, hanno deciso di spostarsi gradualmente, progressivamente, in aree nelle quali questa attenzione è inferiore, questi riflettori fanno vedere meno le cose. Questo è, ecco perché la mafia opera nelle regioni del centro-nord. Ma in queste regioni chi osserva il fenomeno mafioso in queste regioni, bisogna osservare anche le reazioni che si verificano nell'ambiente, le reazioni da parte delle istituzioni. Ecco, forze dell'ordine e magistratura fanno del loro meglio con pochi uomini e mezzi, su questo non ci sono dubbi. La popolazione è ancora presa dai tradizionali luoghi comuni. La mafia esiste solo quando spara, quindi se non spara non esiste. Opera soprattutto nel sud, e noi qui al nord, nel centro nord, possiamo disinteressarci del problema, anche perché la gente non può fare niente per contribuire alla lotta al fenomeno, e tanto più il singolo cittadino. Ecco, sono tutti sbagliati, tutti falsi, perché la legge antimafia si poteva fare all'indomani dello sbarco dei mille, perché esistevano tutti e tre gli elementi costitutivi del fenomeno che ho detto prima, ma è stata fatta soltanto 120 anni dopo, quando è stato ucciso il generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Prima di lui erano state uccise tante persone che nella scala, nella gerarchia delle cariche dello Stato, occupano dei posti più in alto: due procuratori della Repubblica in Sicilia, un capo dell'ufficio istruzione, due parlamentari, uno democristiano e l'altro comunista, Pio La Torre. Era stato ucciso nell'80 il presidente della regione Pierstante Mattarella, che a norma della Costituzione ha il rango di ministro. Allora, come mai era stato ucciso un presidente della regione e non era stata fatta la legge, mentre viene fatta quando viene ucciso un prefetto, il quale è un dipendente del Ministero dell'Interno, sia pure per nomina del Consiglio dei Ministri? Come mai? Qual era l'elemento nuovo che ha creato le condizioni per il varo di una legge e di altri provvedimenti da parte del Parlamento e del Governo? L'elemento nuovo è stato
la rivolta morale che si è trasformata in mobilitazione civile in tutto il paese, anche con il contributo di autorevolissimi uomini di chiesa. Questo significa che se tutti avessero fatto allo stesso modo le cose sarebbero andate meglio che da tanto tempo. Chi erano questi uomini di chiesa? Uno era il cardinale Pappalardo di Palermo, il quale, quando disse mentre a Roma si chiacchiera la mafia espugna Palermo, quando disse, mandò un messaggio agli uomini delle istituzioni. A Milano il cardinale Martini si rivolse invece ai fedeli e a tutti dicendo: il castigo di Dio non cadrà soltanto su mandanti ed esecutori del delitto della Chiesa, dell'uccisione del prefetto della Chiesa e della moglie, ma cadrà anche sugli ignavi e gli indifferenti. A dieci giorni esatti dall'uccisione della Chiesa viene varata la legge che poteva essere fatta più di un secolo prima. Prego. Professor Vidotto, quello che lei ha appena finito di dire ritorna drammaticamente di attualità, viste le ultime intercettazioni che appunto hanno riportato in auge le minacce di morte rivolte al PM Nino Di Matteo. Sì. Sì. Più o meno viviamo un periodo analogo a quello che lei ha descritto poc'anzi, c'è lo stesso livello di indifferenza da parte della pubblica opinione, lo stesso gravissimo livello di indifferenza da parte delle istituzioni e dei grandi organi di comunicazione che poco o per nulla si interessano del processo trattativa Stato-mafia. Allora, ecco, nel quadro che lei ha appena descritto, come si possono inserire le nuove minacce rivolte al PM Nino Di Matteo? Oggi farebbe meno scalpore l'uccisione dell'ennesimo giudice, secondo lei? Falcone e Borsellino dicevano: per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica bisognerebbe che ci fosse un delitto eccellente l'anno. Quindi da un punto di vista... La gente si muove solo quando c'è il delitto e la popolazione si commuove solo quando vede i morti sulle strade. Ma quanto giocherebbe oggi alla mafia? In Italia c'è la tendenza a rispettare i magistrati impegnati in zone di pericolo, non dico di rischio, di pericolo, perché quello di Matteo è pericolo, di rispettarli solo quando muoiono. Io dico che cercano di piangere il morto per fregare il vivo, che è la traduzione in italiano di un proverbio veneto. I pianse il morto per ciavare il vivo, ecco, per fregare il vivo. Ecco, come mai? Perché ci sono stati pessimi esempi da parte di personaggi molto autorevoli come il Presidente della Repubblica, che invece di agevolare, facilitare l'azione della Procura di Palermo e di Matteo in particolare in un certo periodo, l'ha ostacolata. E quando fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 al Quirinale c'era Sandro Pertini, era in corso l'inchiesta sullo scandalo dei petroli e ci fu un imprenditore, un corruttore, che facevano collette questi imprenditori del petrolio per dare soldi per finanziare la corrente di Andreotti, il partito di Tanassi, il partito socialdemocratico. Ci fu un imprenditore che, millantando credito, disse che in qualche modo conosceva Pertini, poteva puntare sul suo appoggio. Ecco, il giudice Vaudano, il giudice istruttore di Torino, assieme a un altro magistrato, chiesero a Pertini di poterlo ascoltare, di poterlo interrogare, e Pertini rispose subito: venite pure. E i magistrati hanno fatto presente le dichiarazioni di quell'imprenditore e lui ha detto: io questo qua non l'ho mai visto in vita mia. Ecco, quando uno non ha niente da temere si esprime, quando uno invece ha qualcosa da nascondere, come ha fatto Napolitano, ecco, si comporta come si è comportato. Non lo dico perché non è più Presidente della Repubblica, perché queste cose le dicevo
le dicevo e continuo a dirle anche oggi, ma le dicevo anche quando era Presidente della Repubblica. Ecco, e allora ecco, anche una, c'è un altro discorso da fare. E quando c'è stata, non ricordo se è stato il 21 marzo di qualche anno fa, c'è stata la manifestazione a Roma per ricordare le vittime di mafia, organizzata da Libera. Don Ciotti in quella occasione mandò un saluto particolare a Nino Di Matteo. Allora, in genere queste iniziative, queste frasi, queste espressioni servono a dare input a tutti coloro i quali sono impegnati nell'associazione, in tutte le regioni d'Italia, loro dicono in tutti i comuni, insomma. Ma allora come mai l'associazione Libera in periferia non ha organizzato delle iniziative come le organizzava quando c'era Caselli, quando c'era Dasso, eccetera? Come mai? Basterebbe fare una statistica delle iniziative e vedere chi hanno invitato. Ecco, questa è una constatazione amara che si fa, non si può non farla, perché queste sono grandi contraddizioni. Si cerca di far finta di niente. Non a caso il figlio di Pio La Torre, Franco La Torre, in relazione a critiche che aveva manifestato, è stato maltrattato da Ciotti e dall'ufficio di presidenza di Libera e ha preferito allontanarsi. E lui ha chiarito una cosa in una conferenza recente: mio padre mi disse, io ti ho chiamato Franco, che deriva da Francesco, ma Franco significa anche libero, schietto, amante della verità. E nel Vangelo c'è scritto, Giovanni, Vangelo secondo Giovanni, cercherete la verità e la verità vi renderà liberi. Ecco, se Ciotti non cerca la verità e non la fa cercare ai suoi amici dell'associazione, Credo che questo, professore, sia... aspetta pienamente il Vangelo. Ecco. La ricerca della verità credo che sia un compito che spetti ad ognuno di noi, innanzitutto. Poi, naturalmente, ognuno renderà conto. Ma secondo lei, nel quadro attuale, nella situazione attuale, quale giovamento potrebbe mai trarre Cosa Nostra, che è la mittente delle minacce a Nino Di Matteo? Quali vantaggi potrebbe trarre oggi dalle minacce o dall'eliminazione? Dall'eliminazione di Nino Di Matteo, no? Indubbiamente Di Matteo ha acquisito un patrimonio di conoscenze che è pericoloso che lo rende pericoloso per la mafia. E nel caso in cui fosse eliminato, questo patrimonio di conoscenze verrebbe meno, perché vero è che in procura si lavora in pool, diciamo, no? Però è pure vero che c'è chi ne sa di più e chi ne sa di meno, e lui è stato, diciamo, quello che ha operato con continuità e è andato a fondo in tante cose. Ecco, ovviamente una prospettiva del genere creerebbe le condizioni per un risveglio delle istituzioni, degli ipocriti delle istituzioni, perché che Di Matteo sia in una situazione di pericolo si sa da anni, non è una novità. Io sono stato sentito durante l'istruttoria della trattativa per una questione particolare e mi sono reso conto che lui e altri vivono una vita blindata, non sono liberi di fare quello che vogliono, perché devono sempre essere seguiti. E non solo lui, Tartaglia hanno subito degli avvertimenti velati, ma non solo a Palermo, anche a Trapani, anche a Caltanissetta, le procure che sono più impegnate sul fronte della lotta alla mafia e di una certa massoneria. Ecco, professore, lei che è uno studioso del fenomeno mafioso, la mafia ha raggiunto il ricco Veneto, ma anche altre regioni del nord. Secondo lei quali sono le condizioni, diciamo, più predisponenti
la povertà. Le condizioni predisponenti. Nell'elenco, mi perdoni professore, la povertà oppure una povertà di giustizia o una povertà di cultura? E tutte, ti hanno detto due, mi pare. No, due. Credo, okay. Povertà economica. Quelle che ha detto ci sono tutte, ci sono tutte. Ecco, pensi che, prego. Pensi che, ecco, praticamente ci sono i luoghi comuni nella popolazione, chiaro? Le ho già dette. Le forze dell'ordine fanno il loro dovere, i magistrati pure, con pochi uomini e mezzi, e poi c'è stato un impegno non adeguato da parte delle associazioni di impegno civico. Io vedo che qua in Veneto affrontano il fenomeno mafioso fanno l'antimafia delle comete e l'antimafia dei fulmini a ciel sereno. L'antimafia delle comete è quella che si basa sull'invito a conferenze, dibattiti e convegni dei VIP, i quali si comportano come le comete, fanno luce, questa luce si riflette anche sugli organizzatori che acquistano visibilità, dopodiché la cometa va via e c'è il buio più assoluto. L'antimafia dei fulmini a ciel sereno viene fatta in questo modo: succede un fatto e viene presentato come se fosse stata la prima volta, ma non è così. Rispondo alle domande con qualche esempio particolarmente significativo. Dunque, qualche mese fa è stato arrestato un tizio legato all'Ndrangheta, ma di origine di Parma, il quale era amministratore unico o liquidatore di 20 società acquisite utilizzando finanziamenti di origine illecita. Fulmine a ciel sereno. Anche la stampa non è che contestualizza, non è che fa riferimento a fatti precedenti. Il fatto precedente era molto più eclatante. Nel 2011 vengono arrestati 27 soggetti non affiliati alla Camorra, ma con legami con i casalesi. Tre però erano veneti: un imprenditore, c'era un commercialista e un ex poliziotto. Allora, questi qua avevano creato una società finanziaria a Padova che si interessava di recupero crediti con l'intimidazione, concessione di prestiti a tassi altissimi e consulenza fiscale per aiutare gli imprenditori a evadere il fisco. Nella impossibilità da parte degli imprenditori in periodo di crisi, perché le banche non davano prestiti, Stato ed enti pubblici pagavano le fatture in ritardo, nella impossibilità di restituire i soldi avuti in prestito, questi signori campani, ma non camorristi, davano a intendere di essere casalesi, anche mettendo la pistola sul tavolo quando si discuteva, e imponevano la cessione dell'azienda e di beni immobili. Sono stati coinvolti 150 imprenditori. E nei due processi di primo grado ci sono state condanne per 240 anni di carcere, anche per associazione mafiosa, ma l'inchiesta era partita dalla denuncia di un solo imprenditore, che non è nemmeno veneto, è campano anche lui, si è prestato a fare da infiltrato rischiando la pelle ed è stato costretto a vivere sotto scorta, mentre gli altri insomma hanno condotto una vita normale. Ecco, questo è un fatto che avrebbe dovuto essere affrontato da tutti, da tutte le associazioni di impegno civico in tutte le occasioni. Invece hanno organizzato incontri sulla mafia finanziaria, eccetera, ma hanno sistematicamente fatto finta di non conoscere questa situazione.
Scusi, quando poi è venuta la commissione antimafia in Veneto, la presidente Bindi ha dichiarato l'omertà è più, si manifesta maggiormente nel centro nord rispetto che in Sicilia, ha citato anche il Veneto, solo che in Sicilia e quindi nel sud è dovuta a paura, mentre nel centro nord è dovuta a interesse reciproco, è dovuta al vantaggio che si ottiene. Ecco, gli imprenditori hanno l'interesse ad avere soldi e cercare di risolvere i problemi, i mafiosi hanno l'interesse a utilizzare i soldi. Ecco, professore, la interrompo perché è importante questo punto, cioè chiederle, alla luce di quello che lei racconta e che noi sappiamo, c'è una lotta che risulta quasi impari, un fenomeno mafioso che continua ad avanzare ed è uno Stato che probabilmente è più corretto dire arretra. Allora, se i metodi di lotta sono sbagliati, dovrebbero essere cambiati. Chi dovrebbe farlo e in che cosa dovrebbero essere cambiati? Dovrebbero essere cambiati? Certo, i metodi di lotta, cioè i metodi per affrontare questo fenomeno, evidentemente non sono quelli giusti. Chi dovrebbe modificarli secondo lì e come? Esatto, questa è una cosa, questo è fondamentale. Allora, per troppo tempo, dall'unificazione nazionale ad oggi, la gente è sempre stata convinta che per superare il fenomeno, per risolvere il problema, bisogna agire attraverso le forze dell'ordine e la magistratura. Quindi un'azione di prevenzione e di repressione investigativa e giudiziaria. Il fenomeno però in questo modo si è sempre più sviluppato, diventando un problema nazionale, internazionale, transnazionale, eccetera. Non solo, ma per quanto riguarda, per dire, la mafia siciliana era presente fino agli anni 60 soltanto nelle quattro province della Sicilia occidentale: Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Dall'altra parte non c'era. Questo può sembrare strano oggi. La camorra era un fenomeno urbano dalle origini e per tanto tempo, urbano, metropolitano, era presente soprattutto a Napoli. E invece ora sono presenti, assieme all''Ndrangheta, queste tre organizzazioni in tutta l'Italia. Quindi ma è pure vero che in questo modo le persone più esposte sono state gli appartenenti alle forze dell'ordine e alla magistratura, e il maggior numero di vittime di mafia è stato registrato storicamente in queste due categorie di servitori dello Stato. E tanti, quando si parla di vittime di mafia, di illustri, e dicono: beh, i primi sono stati uccisi 40 anni fa, si comincia con il procuratore Scaglione. No, il primo attentato a un magistrato avvenne nell'agosto del 1863, dopo tre mesi dall'insediamento del primo Parlamento del Regno d'Italia, e il mandante era un parlamentare dell'area governativa che la fece franca. Questo è un fatto che nessuno purtroppo tiene presente. Allora, cosa bisogna fare oltre a questo? Bisogna affrontare il fenomeno attraverso un progetto globale, una strategia globale lungo quattro versanti da percorrere contemporaneamente. Uno è il versante investigativo e giudiziario, quindi repressione, uomini e mezzi adeguati nelle forze dell'ordine e della magistratura, leggi sempre più aggiornate, carceri che non siano scuole di criminalità mafiosa, e uffici giudiziari che uffici finanziari che funzionano come si deve, perché è chiaro che il problema del riciclaggio può essere affrontato meglio dagli uffici giudiziari e dalla Guardia di Finanza piuttosto che dai carabinieri e dalla polizia. Ecco,
Questo è soltanto il primo versante. Il secondo versante è quello dello sviluppo economico e del progresso sociale nelle aree meno fortunate del paese. Perché finché ci sarà un certo tasso di disoccupazione, ma anche al nord vale questo qua, perché la disoccupazione c'è anche al nord in certe aree, ecco, fino a quando ci sarà disoccupazione, i disoccupati costituiranno un valido serbatoio di manovalanza che può essere utilizzato dalle organizzazioni di tipo mafioso. Si comincia a coinvolgerle con lo spaccio, con il racket, e se poi qualcuno dimostra delle capacità notevoli fa strada, perché i mafiosi fanno fare strada agli adepti soltanto se sono capaci di fare le cose che vogliono loro, mentre nel mondo dell'amministrazione e anche nel campo giudiziario, nei giudici, le persone più esposte non vengono valorizzate e vengono spesso castigate. Nino Di Matteo ha fatto domanda per andare alla direzione nazionale, no, tu no. Il Consiglio Superiore della Magistratura è diventato una specie di fogna, perché quello che prevale è la correntocrazia, cioè il governo delle correnti. Se questo è amico mio, e questa è la logica della mafia. Ed è paradossale. Il cardinale Pappalardo una volta diede la definizione di cultura mafiosa. La cultura mafiosa è clientelismo e favoritismo insieme, e credersi sicuri perché protette da un amico o da un gruppo di persone che contano, e quindi essere in grado di calpestare impunemente la legge, io direi anche le regole che dovrebbero essere rispettate, soprattutto in questi organismi, molto delicati. Non è un organo costituzionale il Consiglio Superiore della Magistratura, ma è un organo di rilevanza costituzionale, il che non è poco. Quindi la correntocrazia è una cosa sbagliata, ma questo lo hanno ammesso anche dei magistrati molto importanti tipo Davigo e altri, quindi lo hanno denunciato a chiare lettere, e sono stati visti male dagli altri, sono stati criticati dagli altri. Poi c'è il discorso della carriera. I mafiosi fanno carriera se sono capaci. Nella pubblica amministrazione, nei carabinieri, nella polizia, nella guardia di finanza non sempre viene rispettato questo criterio, soprattutto nel campo della finanza, perché se consideriamo che tanti generaloni sono stati quelli che hanno fomentato la corruzione, figuriamoci come questi generaloni vedono il finanziere, il brigadiere, il maresciallo zelante, perché può mettere in evidenza le magagne dei capi. Non parlo di cose astratte, perché quando ci fu lo scandalo dei petroli e un colonnello della finanza, seguendo le tracce dei flussi finanziari di Luciano Ligio, che era a Milano, andò in Svizzera e scoprì che individuò la banca nella quale c'erano i depositi di Ligio, poi parlò con il comandante della polizia locale di Lugano, mi pare Lugano, e quello gli disse: stai attento, perché qua ogni tanto arriva la moglie del tuo comandante Raffaele Giudice assieme al segretario amante della moglie del generale Giudice, non amante del generale Giudice, giusto? Perché con i tempi che corrono è meglio essere precisi. Ecco, guarda, stai attento. E allora cosa succede? Succede che questo colonnello poi riesce ad arrestare Ligio. Nel frattempo si insedia al comando, lo convoca il comandante generale a Roma, e allora il colonnello pensa che gli darà una medaglia al valore, un certificato e di benemerenza. No, gli ha detto: è stato lei a arrestare Ligio? Sì. Ecco, lei pensa a fare il finanziere e non il carabiniere, lasci ai carabinieri questo compito. Il giorno dopo sempre il generale Giudice convocò i capi dei vari settori e disse: voi dovete far fare
svolgere attività di controlli fiscali, non controlli patrimoniali. E infatti lui aveva un patrimonio che gli è stato sequestrato, è stato condannato, lui è il capo di Stato Maggiore Donato Lopreta, tanto per dire un precedente. Poi pensiamo ai generaloni che sono stati arrestati per via delle vicende del Mose a Venezia, quindi è ricorrente il coinvolgimento di alti ufficiali della finanza. Terzo versante, il versante della pulizia nelle istituzioni, soprattutto rappresentative. C'è un articolo della Costituzione che tutti fanno finta di non conoscere, tutti nel palazzo, nel palazzo, diceva Pasolini. Qual è? L'articolo 54, dove c'è scritto: chi svolge funzioni pubbliche si deve comportare con disciplina e onore. Disciplina è il rispetto delle regole, onore è comportamento esemplare che sia da esempio per gli altri, soprattutto per i giovani. Chiaro? Ecco, questo criterio dovrebbe essere tenuto presente dai partiti quando presentano le liste elettorali. Cioè, se un aspirante candidato nella vita privata non si è comportato con disciplina e onore, è chiaro che nelle pubbliche istituzioni non si comporterà con disciplina e onore. C'è poco da fare. Parlo dei partiti tradizionali, dei partiti maggiori, che poi vengano fuori delle marachelle che non si sapevano, è un altro discorso, insomma. Allora, questi tre versanti, anche i politici conoscono, sanno che esistono questi tre versanti da percorrere con una certa armonia. E allora, come mai non lo fanno? Perché no, a loro non conviene. C'è un magistrato qua in Veneto, che io invito spesso, il dottor Francesco Saverio Pavone, attualmente procuratore della Repubblica a Belluno, il quale, quando gli fanno una domanda del genere, risponde: i politici fanno le leggi che fanno comodo a loro e così scassano il sistema, perché poi prescrizione, è inutile parlare, no? Il discorso delle prescrizioni, la tirano per le lunghe, non risolvono mai niente. Allora cosa bisogna fare? Bisogna che il popolo sovrano, attraverso lo stimolo delle associazioni di impegno civico, stimolo senza guardare in faccia a nessuno, il popolo sovrano, attraverso lo stimolo, si dia da fare, perché se nell'82 la mobilitazione civile in tutto il paese è stata determinante per far fare la legge antimafia, per far istituire l'alto commissariato per la lotta alla mafia, tutte e due queste cose erano state promesse dalla Chiesa, formalmente dal governo, ecco, e poi istituirono anche la commissione parlamentare antimafia, che non era stata istituita dal 76, quindi siamo nell'82, da 6 anni non era stata istituita, nemmeno quando era stato ucciso il presidente della regione Sicilia. Quando muore dalla Chiesa fanno anche questo, dalla Chiesa non l'aveva chiesto, non gliel'avevano promesso, eppure hanno fatto anche questo. L'alto commissario nominato De Francesco era contemporaneamente capo del SISDE. Un paradosso, perché chi svolge attività investigativa non può ricevere finanziamenti dal SISDE, per cui era una figura che, insomma, così, eppure nessuno parlò, nessuno fece delle obiezioni. Allora, cioè, se il popolo sovrano, la mobilitazione civile, la pressione dell'opinione pubblica ha avuto un peso tale da costringere Parlamento e Governo a istituire questa carica, a istituire la Commissione Antimafia, a fare la legge che da più di 100 anni non era stata fatta, significa che l'opinione pubblica può esercitare, può contare, ecco. Può fare la differenza, insomma. Professore, però mi viene da fare una riflessione, la faccio insieme a lei, la faccio da medico, perché io faccio il medico, e quindi le propongo questa riflessione. Se esiste un territorio contaminato, parliamo di contaminazione batterica, micotica, quello che vuole, se io non faccio una buona disinfestazione, parliamo anche di ratti, quello che vuole,
E la faccio in maniera superficiale. Adesso ammazzo un topo lì e poi magari qualche altra certo, parte. Certo. Io non libero il territorio dalla presenza dei ratti o di infezioni micotiche. Non crede che sarebbe da fare la stessa operazione in un territorio inquinato come il nostro? Certo, bisognerebbe fare un'opera di disinquinamento, e questo rientra nel versante istituzionale, nel versante dei fuori i mafiosi, i corrotti e i collusi, e sbarrare la strada ai collusi, ai sospettati, ai chiacchierati, perché bisogna, se si fanno cattive scelte quando ci sono le elezioni e durante le campagne elettorali, per esempio, non vengono affrontati questi temi, cioè la politica è l'attività che deve servire per risolvere i problemi di interesse generale. È chiaro il discorso? Oh. Durante i dibattiti che si svolgono in campagna, nelle campagne elettorali, anche quelle regionali, comunali, la lotta alla mafia è uno degli argomenti che viene affrontato. Non è affrontato. Mai. Non è affrontato mai, mai. E Renzi ha mai fatto un discorso duro contro la mafia? Non l'ha mai fatto. E perché non lo fa? Perché non lo fa? Perché non lo fa? E poi ci sono, e poi tutti parlano dei fulmini a ciel sereno. Quella vicenda che ho raccontato io, che eravamo partiti dalla mafia finanziaria, la vicenda dei soggetti della Campania collegati ai Casalesi, sì, è venuta a galla nel 2011, ma nel 93 c'era stata un'operazione analoga attuata non nelle province, nelle tre province venete, Padova, Treviso, Vicenza, ma in 30 province di 11 regioni. E quelli che, diciamo, contattavano gli imprenditori erano due mafiosi siciliani, uno conosceva anche Licio Gelli, e dietro le loro spalle c'erano dei capi camorra che erano anche affiliati a Cosa Nostra. C'è stato un periodo in cui a Cosa Nostra si affiliavano i capi delle varie organizzazioni, per cui c'era una strategia unitaria. Ecco, in ci fu un certo clamore, ma non servì a niente, perché la commissione antimafia, che arrivò qualche mese dopo, rilevò che bisognava svolgere un'azione capillare di sensibilizzazione sui rischi che correvano gli imprenditori accettando o chiedendo soldi da persone che inaffidabili. E pensino che recentemente, l'anno scorso, è stato pubblicato un libro, Mafia Nord-Est, di tre giornalisti del gruppo Espresso Repubblica, giornalisti quindi della stampa locale collegata al gruppo Espresso Repubblica. A un certo punto Di Nello, che ha affrontato la situazione del Veneto, ha scritto: a Nord-Est le mafie sono arrivate perché qualcuno le ha cercate e le ha chiamate. Molti mafiosi nel Nord-Est si vedono inseguiti prima che da poliziotti e carabinieri, da gruppi di imprenditori che vogliono entrare in affari con loro. Grossa questa affermazione, no? Grave, gravissima. Però il libro è stato presentato da tante associazioni, fuorché l'associazione che avevo citato prima, Libera, ecco, chissà per quale motivo. D'altra parte, qua era saltato. D'altra parte bisogna considerare una cosa. Allora, la regione Veneto ha fatto una legge che prevede la promozione di iniziative di sensibilizzazione sia della popolazione sia della polizia locale, degli amministratori locali, e prevede anche la creazione di un osservatorio sulla criminalità anche mafiosa. Ecco, la legge risale al dicembre del 2012. Le prime iniziative di sensibilizzazione sono iniziate nel luglio del 2014, quindi un anno e mezzo dopo. L'osservatorio sul fenomeno mafioso non esiste ancora. E sono passati 4 anni a dicembre.
Vabbè. A conclusione delle iniziative di sensibilizzazione è stato pubblicato un report che si può scaricare da internet, non l'hanno fatto nel cartaceo, quindi gli utenti, quelli che riescono a leggerlo, a scaricarlo, saranno pochissimi. Queste iniziative e quindi il report sono state realizzate in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ma sul piano operativo con Avviso Pubblico. È un'associazione che informa gli enti locali che si associano pagando soldi dei rischi che corrono, e quindi per evitare il rischio forniscono documentazione, consigli, eccetera. La stessa cosa ha fatto l'Union Camere del Veneto con la collaborazione di Libera. Ecco, nel report dell'Union Camere, sempre scaricabile da internet, di questa questione dei 27 arrestati, 240 anni di carcere, una sola denuncia, per giunta fatta da uno che non è veneto, non risulta. Eppure credo che sia la cosa che colpisca di più. Su 150 uno solo, insomma. Però, ecco, e allora per quale motivo Libera e Avviso Pubblico non hanno messo nel dovuto risalto questo particolare che è clamoroso? Bisognerebbe farlo conoscere a tutti, soprattutto agli imprenditori che hanno nell'Union Camere un punto di riferimento, no? L'Union Camere ha questa finalità. Come mai si vede che ai dirigenti dell'Union Camere non faceva piacere mettere in risalto questa omertà, questa situazione di questi 150 imprenditori, e nemmeno alla Regione Veneta a guida leghista? Professore, noi purtroppo siamo in chiusura, ma desidero rivolgerne un'ultima domanda, anche se credo di aver già intuito la risposta da quanto ha detto sino ad ora. E devo chiederle una risposta molto molto rapida, purtroppo. Nino Di Matteo ha affermato in una recente intervista che sino a che non verranno spezzati i legami tra mafia e politica, la mafia stessa non potrà mai essere sconfitta. Dal suo punto di vista, l'attuale classe politica che si propone come riformatrice e come innovatrice sarà in grado di effettuare questo taglio? Da parte del Parlamento e del Governo non c'è nei confronti del fenomeno mafioso la dovuta attenzione. Perché? Perché cane non mangia cane. Non dico che al Governo ci sono dei mafiosi e che nella maggioranza parlamentare ci sono dei mafiosi, ma Verdini ha avuto e ha pessime frequentazioni, è stato indagato assieme a Dell'Utri e all'altro, a Carboni, già accusato di aver ucciso Roberto Calvi, eccetera. Bastano queste frequentazioni per dire che il governo si regge anche su questi signori, che sono persone sporche, sono persone squallide che in un paese civile sarebbero già in galera, ma in Italia, con i giochetti del codice di procedura penale, che invece di migliorare peggiora con le innovazioni, e allora non ci siamo. E io parlo sempre del Veneto non solo perché vivo qua da 50 anni, ma anche perché queste situazioni che si sono verificate in Veneto contrastano notevolmente, e nemmeno quelle della Lega se ne rendono conto, con la tradizionale cultura veneta fatta di sacrifici, di onestà, eccetera. Non solo, ma la prima persona che segnalò al governo la mafia degli appalti fu un sacerdote veneto, cappellano militare in Sicilia, nel 1863. Mandava delle lettere al governo dove illustrava tutte queste forme varie di economia mafiosa, ma anche di coinvolgimento dei tribunali e delle questure. 1863. Nel 1868 praticamente c'è un parlamentare di Asiago che
propone una commissione d'inchiesta sullo scandalo dei tabacchi. In che senso? Che il governo aveva dato il monopolio dei tabacchi in concessione a un gruppo di imprenditori a suon di bustarelle. Questo Cristiano Lobbia presentò una proposta di legge per la creazione di una commissione parlamentare d'inchiesta e il giorno dopo fu pugnalato da ignoti. E magistrati e parlamentari, invece di dargli una mano, hanno sostenuto che era tutta una messa in scena per farsi pubblicità. La pubblicità invece la fece un cappellaio di Firenze, perché il Parlamento del Governo era la capitale d'Italia, era Firenze, 1868-69. Perché un cappellaio? Perché a questo Cristiano Lobbia, oltre alla coltellata, avevano dato una botta in testa e lui portava un cappello. Questo cappello poi si presentava con un'ammaccatura centrale. Il cappellaio allora lanciò il cappello alla Lobbia e fece soldi con questo. Attualmente ci sono gli scandali bancari qua in Veneto. La Banca Popolare di Vicenza è stata sempre feudo di Zonin, che ha anche aziende vinicole. Bene, questo Zonin, la Banca Popolare di Vicenza è presente in Sicilia attraverso una banca del gruppo che si chiama Banca Nuova. In quella Banca Nuova in Sicilia sono stati assunti familiari e parenti di magistrati e di politici, mentre nell'azienda vitivinicola di Caltanissetta, per risolvere il problema della sicurezza dell'azienda, è stato assunto non un gruppo di vigilantes, ma un mafioso, il quale veniva pagato ma non andava a lavorare. È il fenomeno della guardiania. Chiunque, sapendo che il guardiano era un mafioso, si guardava bene dal raccogliere, da andare a prendere soltanto un chicco d'uva, ecco, questo è il concetto, tanto per. E allora, a un certo punto, la degenerazione si è verificata un po' per la crisi, un po' perché è uno segno dei tempi, la degenerazione del costume, e quindi nel Veneto cattolicissimo, che sparava a zero contro i soggiornanti obbligati, a ragione, quando poi i mafiosi sono arrivati non in soggiorno obbligato, i soggiornanti obbligati erano sorvegliati speciali, quindi, ma con i loro piedi liberamente, non hanno fatto fronte unico, non si sono attrezzati, non si sono date da fare per scongiurare ulteriori degenerazioni, soprattutto nel campo finanziario ed economico. Professore, noi purtroppo siamo in chiusura, però desidererei che lei ricordasse a tutti gli ascoltatori la conferenza prossima che terrà in Veneto. La prossima è Aviano Pordenone, quindi Friuli Venezia Giulia. Friuli, ecco. La conferenza l'hanno intitolata Legalità, due punti, mafia e corruzione. Partirò dalla frase di Borsellino, la corruzione è l'anticamera della mafia, e quindi illustrerò la situazione, farò dei flash sul Friuli Venezia Giulia e poi illustrerò la situazione esistente in Veneto. In Friuli il fenomeno non è meno grave rispetto al Veneto, però nessuno può escludere che sotto sotto qualcosa cova sotto le ceneri. Ci sono dove si terrà la conferenza, professore? Come? Dove si terrà? Ad Aviano. Aviano, ad Aviano c'è la base NATO, missili. Soldati americani, e guarda caso addirittura un imprenditore mafioso di Caltanissetta, Emanuello, era riuscito a vincere la gara di appalto per la realizzazione di appartamenti in questa base NATO, appartamenti destinati a soldati americani. Non so se mi spiego. Sì. Quindi i mafiosi all'interno della base NATO di Aviano credo che sia sorvegliata oltre che dalle forze dell'ordine territoriale italiane anche dalla CIA, tutto sommato è chiaro,
non può non essere così, eppure è avvenuto questo. Non solo, ma in un comune vicino a Motta di Livenza, tanto tempo fa si scoprì che esisteva una società gemella di una società esistente a Trieste, Soviet Trade, che serviva al KGB per smaltire armi e materiale nucleare dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Quindi una società che operava a pochi chilometri da Aviano, zona super sorvegliata dalle forze dell'ordine e presumibilmente anche da strutture statunitensi. Ecco, allora informiamo gli ascoltatori che cercheremo comunque di mandare in onda la diretta della conferenza qualora ci fosse uno streaming. Dobbiamo salutarla, professore, perché abbiamo fatto davvero tardi, ma è sempre un piacere parlare con lei, oltre ad essere estremamente istruttivo farlo. La ringraziamo per essere stato con noi questa sera. Ringrazio io voi. Purtroppo io sono prolisso, quando affronto un caso lo affronto, lo sviluppo, lo approfondisco. Perché c'è passione, c'è conoscenza. Però perché tante volte mi fanno delle domande, ma io aggiungo qualcosina che è più importante della risposta diretta, precisa, circoscritta che dovrei dare. In ogni modo, mi auguro che le cose che ho detto siano ritenute interessanti da chi le ha seguite. Da chi... Riteniamo proprio di sì, professore. La ringraziamo davvero tanto. Le auguriamo buon lavoro. Buon Grazie. Lavoro, certo. E le diamo appuntamento quanto prima, insomma, perché ripeto, parlare con lei è sempre un piacere. Grazie, professore. Grazie a voi. Buonasera. Buonanotte. Buonanotte, professore. Arrivederci, professore. E ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato sino a questa tarda ora. Ripetiamo che qualora fosse possibile, venerdì prossimo 21, Radio Science si occuperà di mandare in onda la diretta della conferenza. Ci metteremo in contatto con Andrea Del Zozzo, credo che sia il referente. E vi diamo appuntamento comunque a mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Science, per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie al nostro regista Rosario Moreno, grazie a Ugo da Modena per l'assistenza e grazie a tutti voi per averci seguiti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.